Loviso fa, Loviso disfa, ma alla fine è un suo gol a regalare il successo al Castelnuovo al cospetto di una Vastese spenta, spuntata, che avrà mercoledì a Castelfidardo la possibilità di rifarsi quanto prima. La rete del centrocampista a 5 dal 90esimo regala 3 punti alla formazione di Guido Di Fabio in una gara che parte al piccolo trotto. Gli aragonesi provano a fare la partita, Martiniello tenta il gran colpo a metà tempo, con Natale bravo a rifugiarsi in corner. La Vastese avrebbe bisogno di un guizzo per accendere la contesa, il Castelnuovo di fatto glielo regala al 27esimo, quando Sbarbati sbraccia troppo su Di Filippo e Peletti di Crema, richiamato dall'assistente, gli sventola un rosso diretto che condannerà i neroverdi all'inferiorità numerica per il resto della contesa. Una defezione che peserà sì, ma non in maniera decisiva. Loviso prova la super giocata poco dopo la mezz'ora, Di Rienzo non si fa sorprendere. E allora i padroni di casa attentano qualche assalto con Meola, al 39esimo conclusione deviata in corner da Natale, mentre due giri di lancette dopo il centrocampista calibra male il pallonetto. Nel secondo tempo ci si attenderebbe una Vastese arrembante, entra Bernardi per Cardinale, ma le vie davanti sembrano sempre o troppo strette o eccessivamente intasate. Il Castelnuovo regge e riparte, al 61esimo De Gidio ci prova centralmente, da Derio inserisce Martinez per Meola, ma è ancora De Gidio a farsi vedere a metà tempo. Di Fabio gioca la carta a fagioli e avrà ragione, perché al minuto 85 Foglia guadagna un piazzato che Loviso calibra nello specchio, Di Rienzo è sorpreso e la palla in fondo al sacco per il vantaggio ospite, a quel punto meritato, Vastese al tappeto e che 3 minuti dopo rischia di andare sotto di 2. Le noci, appena entrato per Di Filippo, atterra proprio fagioli in area di rigore, Peletti manda Loviso dagli 11 metri, ma il numero 5 sbaglia l'occasione clamorosa che tiene in vita gli aragonesi, che, incredibile ma vero, si vedono solo nell'ultimo minuto di recupero, con la testata di Altobelli respinta da Natale, che certifica che il Castelnuovo è una grande squadra, in grado di lasciarsi alle spalle l'amarezza di domenica scorsa. Per la Vastese, leccarsi le ferite non basta. Per salvarsi, mercoledì e domenica prossima servono punti e gare più convincenti.